L'idea è di fare acquisizioni di brand identitari che esistono, quindi non di crearseli, ma di comprarli. La logica non è speculativa, ma industriale, quindi compriamoci delle cose piccole, facciamole crescere, non è la logica del fondo, ma è la logica di un'industria che fra 10 anni sperabilmente avrà il tavolo della collettiva retto da una seconda gamba importante. Questa è la visione industriale. Pochi mesi dopo crolla il mondo, per cui per un attimo si riflette se la cosa ha senso farla, se ha senso rimandarla di 5 anni, eccetera, eccetera. Io mi faccio veramente stimolo di questa riflessione in modo tale che sia accurata, cioè non deve essere un ibrido, ma deve essere una cosa fatta, e invece la barra rimane dritta e si decide di proseguire. Durante il Covid ne vengono fatte 3 di acquisizioni. Cosa pensi di aver portato con una startup, per così dire, ma con le spalle larghe? E il tuo contributo, ecco, di idea in una nuova avventura come la parte retail, in termini di approccio, di metodologia, di tecnologie, di processi? Il punto, secondo me, è la logica del portafoglio. Cioè, per carità, esistono 2 modi di fare ristorazione commerciale organizzata. Uno è quello della catena, no? Poi con diverse proporzioni di franchising, piuttosto che invece quello del portafoglio di marchi, no? che possono avere velocità diverse, no? e sfoghi diversi, però la logica del portafoglio porta con sé senz'altro, no? La possibilità di compensare trend diversi di mercato, la possibilità di proporsi in determinati contesti con un portafoglio invece che con un singolo brand, la possibilità di fare partnership anche diverse, la possibilità di utilizzare degli strumenti, dei fornitori con più marchi invece che con un marchio, perché la logica del portafoglio è senz'altro una logica che aiuta. Ma tu pensi che adesso le numeriche sono ancora relative, ma espandendosi, diciamo, proprio la rete, pensi che sarà utile mappare il percorso del medesimo cliente magari su più esperienze di insegna del tuo gruppo? Beh, o non ne fai una malattia? Non ne faccio una malattia, in generale qualsiasi informazione sul cliente è fondamentale. C'è talmente tanta strada da percorrere che mi sembra un po' troppo avanti la tua domanda. Qual è un tema che ti piacerebbe porre? Vedo che anche tu hai preso appunti. Dov'è che hai messo il punto esclamativo fra le cose che hai sentito? Ma allora, se il motivo conduttore è la componente digitale, mi sono segnato 2 o 3 cose che volevano essere degli spunti per il tavolo, concreti, magari molto molto specifici, ma insomma non volevano essere per nulla. Una cosa che mi sono segnato, che è il 57° punto per il professore, in realtà ne esistono, sono sicuro che lui ha fatto un grosso sforzo per limitarsi a 56 in realtà, però c'è la ricerca della location. Se stiamo dicendo che la città è la cosa più importante, prima la location si cercava con la pancia, adesso ci sono degli strumenti, ci sono tutti i dati, no? Vengono dal web, no? da tutti noi che clicchiamo nel web, sono sul mercato e ci sono delle aziende, probabilmente Luca conosce bene queste aziende, ci sono aziende che vendono dei pacchetti che costano veramente poco, che servono per scegliere. E che non sono solo il censuario, naturalmente, ma sono proprio i dati, i rich data, evidentemente. Sono assolutamente profilati. Questo era un punto che... Giusto. Vivo giornalmente, quindi non è avanti. No, però hai ragione. Se posso mettere l'accento su una cosa, la formula. La formula, complimenti, perché l'idea di creare proprio una tavola rotonda di confrontare le persone è decisamente la cosa vincente. Uno spunto, se posso darlo, che ci potesse essere anche un tema specifico su cui parlare.